non si può essere contenti, però come dicevo prima, una cosa che possa servire a deterrente per qualcuno. Questo è l'unico beneficio sociale che ci può essere. Cosa vi aspettate del processo in corte d'assise ora? Che si prosegua nello stesso modo, con la stessa, diciamo, rigidità e giustizia. Per voi quella di oggi quindi è una sentenza che fa una parte di giustizia rispetto a quello che è accaduto. Sì, certo, non è ancora completata, però sì. Prego. Grazie. Andrea Colacci, il giudice Santoloci ha deciso per l'ergastolo per entrambi gli autori materiali della rapina omicidio. Il suo E giudizio? sequestro di persone. Ha condiviso le nostre tesi e quindi ha ritenuto pienamente sussistenti non solo i fatti addebitati in tutte le loro prospettazioni giuridiche più gravi, ma anche le aggravanti delle quali avevamo chiesto, sollecitato la contestazione. Quindi voi, se non soddisfatti, perché comunque c'è di mezzo una vita umana, siete contenti per la decisione? Sicuramente la decisione condividiamo appieno, era nelle nostre speranze, diciamo così.